Mi fermo qui, insomma, molto, molto solenne. E allora, brava gente, andiamo avanti, vediamo questa parola che cosa ci dona, e ci dona forse l'atteggiamento più bello dell'unità della Chiesa, e cioè una parola francescana. Il Cantico delle Creature, che è una lode all'unità. Lo facciamo, direi, con le parole del Cantico delle Creature. Colui che svela la nostra unicità, ma anche la nostra capacità di unità. Laudato sii, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale io orno e illumini noi per lui, ed è bello ed è radiante con grande splendore, da te altissimo porta significazione. Laudato sii, mio Signore, per sora luna e le stelle, in cielo le hai formate clarite, preziose e belle. Laudato sii, mio Signore, per frate vento, per aere nubilo e sereno e omne tempo, per lo quale le tue creature dai sostentamento. Laudato sii, mio Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sii, mio Signore, per frate fuoco, per lo quale illumini la notte, ed ello è bello, e iocundo, e robusto e forte. Laudato sii, mio Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sii, mio Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sostengono infirmitate e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te, Altissimo, saranno incoronati. E vado alla meditazione. Sembra che il nostro tempo sia dominato dall'idea dell'uomo macchina e dell'uomo funzione. Non si sfugge dalla macchina, scriveva sconsolato Gilles Deleuze più di 30 anni fa, pensando alle forme oppressive della società tecnologica e capitalistico occidentale. Ho letto di recente il bel libro di Miguel Benassayang, Funzionare o esistere, in cui il saggista e anche psicoanalista franco-argentino si domanda se esista una via di fuga verso un'idea non strumentale dell'uomo, non macchina dell'uomo. La grande macchina tecnologica, infatti, sovrasta ormai anche il senso dell'essere uomini e spesso sembra che la dignità umana dipenda dal ruolo, dall'utilità e dalla funzione che essi svolgono nella società. Quest'autore laico si domanda come l'educazione possa far fronte a questa deriva funzionalistica, in cui chi non è utile perde di definizione e si ritrova con la vergogna di sentirsi un peso. Noi da cristiani abbiamo qualcosa da dire in proposito. Noi sappiamo che non siamo fatti per essere pezzi di ricambio di una macchina. San Francesco considerava tutti fratelli, perché tutti irripetibili e preziosi, tutti capaci di unità. Il Cantico delle Creature è come una grande sinfonia a cui tutti concorrono con la loro voce particolare. L'uomo è una creatura, non un segmento produttivo. Gli ebrei chiamavano l'irripetibilità propria di ciascun uomo zelem, cioè ognuno è un pezzo unico. E come pezzo unico è necessario, per questa unità. Non è scambiabile, brava gente. Allora,
davvero nella nostra riflessione personale vogliamo scrivere le nostre lodi, perché quando uno loda il Signore si sente parte di una creazione, del creato, di questa grande unità di cui Pietro, potremmo dire San Pietro, è il principale artefice, e anche i suoi successori, come ha fatto Francesco davanti a Dio, che è fonte di meraviglia e di ringraziamento. Allora poter scrivere qual è la nostra meraviglia dinanzi a Dio, qual è il nostro ringraziamento dinanzi a Dio, lo scriviamo? La nostra meraviglia, noi a volte non siamo più capaci di meravigliarci, e questo è importante. Oggi stavo proprio a San Pietro per la conferenza stampa e ho visto tantissimi giornalisti, ho incontrato tantissimi giornalisti, e leggevo davvero lo stupore di fronte a quello che è un'opera d'arte straordinaria che sarà restaurata, il baldacchino di San Pietro, e sotto questo baldacchino c'è l'altare, che è, direi, rappresenta il sacrificio di Cristo, ma anche la nostra unità, perché là ci ritroviamo tutti quanti. La liturgia, l'Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana. E pensavo alle spoglie dell'Apostolo Pietro che stanno sotto quell'altare. Da chi andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna, verissimo. Mi fermo qui, ci sarebbero tante cose, adesso vediamo se, volevo farlo già stasera, ma ero terribilmente stanco, perché hanno vestito, come si fa per questo giorno di festa, come si fa il 29 giugno per San Pietro, quella statua la tenete presente, quando si arriva nella Basilica di San Pietro, si entra, da una parte vedete subito la Pietà di Michelangelo, Maria con il Cristo, poi proseguendo, andando fino in fondo, prima di arrivare all'altare c'è questa statua bronzea che il piede ce l'ha consumato, perché i pellegrini baciavano continuamente per devozione i piedi di Pietro, e poi c'è l'altare del Bernini. Colpisce tutto questo, davvero. Andiamo avanti, brava gente, così vi ho fatto fare simbolicamente quasi il giro della Basilica Papale di San Pietro. E allora, davvero insieme diciamo e preghiamo con il Salmo 145. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le sue opere, annuncia le sue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo nome e parlino della tua potenza. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature, bellissimo. Questo Salmo 145 ci porta al Cantico delle Creature che abbiamo insieme meditato. E stasera vorrei che tutti scrivessimo pezzi unici. Siamo pezzi unici. Lo vogliamo scrivere? Siamo pezzi unici, E noi a volte non ci pensiamo, questa sera c'è Luigi, c'è Marco, ma sono tutti pezzi unici, irripetibili, come lo siete voi, pezzi unici.
siamo, lo scrivo pure io stasera, siamo pezzi unici, eccoci qua, unici, l'ho scritto, insieme a voi, e avanti, 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 forti, 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 scusate qualche minuto di ritardo, ma siamo tornati proprio da San Pietro, e andiamo avanti, andiamo avanti, stasera vi ricordo sempre il sito giornatamondialedeibambini.org. Vi ho detto, lo annuncerò anche sabato a TG1 Dialogo, ma l'abbiamo registrata oggi con Piero, a cui manifestiamo il nostro affetto. Si è commosso oggi perché mi ha detto una cosa bella, che il papà, che il Signore ha chiamato a sé pochi giorni fa, ha detto: sai Enzo, papà ti voleva un gran bene e ti seguiva ogni sabato, non seguiva me, ha detto, seguiva te, no? E avanti, avanti, avanti. E Iris e Antonio vorrebbero gli auguri per i 18 anni della figlia Maria Sara Ioanna. Ogni bene, Maria Sara, allora, 18 anni, maggiorenne, maggiorenne, viva i giovani sempre. Sono tantissimi giovani che danno una mano per la giornata mondiale dei bambini. E vi dicevo il numero, abbiamo superato 40.300 oggi, quindi sarà Papa Francesco penso che sarà veramente stracontento, strafelice, e la gioia nostra, brava gente, deve essere questa, vedere Papa Francesco contento, contento. E avanti, avanti. Mi fermo qui. Che ci dobbiamo ricordare? Ah, va bene, camminando verso la Pasqua, me l'avete chiesto, ma lo ripeto un'altra volta, ma basta, se sono le meditazioni per il cammino quaresimale, edito dalle edizioni San Paolo, potete chiederlo ad Alessandro, 366-6044-754. Poi mi ha invitato a presentare il libro di Don Davide Banzato, lo salutiamo, Davide, ogni bene a te, mi raccomando, avanti, forti, 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 e avanti. Mandiamo un grande abbraccio a Chiara Mirante e a Don Davide Banzato e a tutta la loro comunità, ok? E gli diciamo forti, forti, forti. Buonasera, brava gente, e per chi si faccia domani, buona giornata, brava gente. Pezzi unici, pezzi unici, forti.